sospenda un po' quella cosa ieri, visto che ci ha visto, mi ha visto, e quindi supponendo che la figlia stava nel negozio mio, perché noi siamo praticati all'interno del negozio, Con la ragazzina. con la ragazzina, sì, lui ha aperto questa bombola di gas, l'ha buttata dal balcone nel parcheggio del supermercato e ha sparato più di un colpo, che questi sono i bossoli che abbiamo trovato nel viale Del cortile del supermercato. e ha sparato verso la bombola. Fortunatamente non è successo niente. Tu sei stato molto coraggioso a attraversare la strada tenendo la ragazzina per mano. Eri presente anche nel momento drammatico in cui è arrivato il papà. Ci racconti? Sì, è stata una scena allucinante guardare questa cosa, perché il papà di Davide è arrivato nel parcheggio del mio supermercato con le mani aperte così e gridando: Davide, uccidimi, non ho più niente per vivere, uccidimi. È stata una cosa allucinante anche questa, perché il nonno ormai era sfinito da questa situazione, e probabilmente non sto nella mente Di Davide, Marco. del signore, del nonno, del papà, diciamo, e probabilmente pensava che lui aveva sterminato tutta la famiglia a quel punto. Quindi non sapeva che la nipote fosse viva, fosse con voi. No, non lo sapeva, perché non poteva essere corretta, era appena arrivato, quindi gli avevano detto forse dell'accaduto, della situazione, non lo sapeva, penso, di questa cosa. E niente, e poi dopo il comandante Carabinieri, fortunatamente sotto copertura, l'è riuscito a togliere dalla mira del figlio che stava sopra, e l'ha messo al riparo. L'ha portato nei pressi della stazione di benzina di fronte al riparo. Delle condizioni della ragazzina è impossibile parlare, insomma, dire che fosse sconvolta non basta. Vi ha detto qualche cosa? Piangeva, voleva la mamma, l'unica cosa che voleva, la mamma. È dura. Dura oggi, giorno dopo, per tutti voi. Sì, ma non tanto per la bambina, sinceramente. Adesso ha freddo, è pesante, molto molto pesante questa cosa. Loro si erano trasferiti da circa un annetto qua, L'anno scorso quindi voi nella comunità ancora non è che li conosceste tanto, però l'impressione di questa coppia. no, non è che lui abitava un paese qua vicino, non era che stava lontano come paese. Quindi diciamo che bene o male si conosceva come persona, è stata sempre una persona a modo, garbata. Quando scendeva giù da noi, Cioè, non ha mai dato segni di violenza, di aggressività? no, mai, mai, mai. Allora, giù, quando lui stava giù da noi, mai. Una persona che faceva quasi sempre le stesse cose, metteva la macchina sempre allo stesso posto, sia lui che la moglie, cioè persone cioè, tranquille, una tranquillità che mai uno poteva pensare a una cosa del genere.